Le tappe del Qatar sono piuttosto impegnative, sono molto accidentate, quindi dobbiamo preparare le auto in modo speciale. Sono veloci e in alcuni punti sono insidiose. La prima duna non è stata male. La seconda ho dovuto fermarmi e svuotare le scarpe. Quando sono arrivata alla terza ho pensato che mi sentivo bene, quindi ho continuato a correre. Il kitesurf è uno sport incredibile che ti permette di vivere con la natura. Salve, benvenuti a Qatar 365, con me Laila Humaira. In questo episodio viviamo il lato selvaggio, osserviamo da vicino il mondo degli sport estremi. Dalle auto da rally al ciclismo, tra le dune di sabbia, al trekking nel deserto, c'è tutto per voi. Adel Alim si avvicina a un'auto da rally. Per prima cosa controllo che non ci sia gioco nella ruota, non si muove nulla, non c'è niente di strano, quindi la tolgo. Ravis Cassers prepara la sua auto per il Qatar International Rally, ma per natura di questo sport il meccanico non è sicuro che tornerà tutta intera. Beh, non vediamo molto delle gare in corso, dato che siamo qui e loro stanno correndo. Si vedono solo i risultati. L'auto può tornare bella e lucida o in pezzi. Questo è ciò con cui bisogna fare i conti. Il suo compito è controllare le auto prima che arrivino ai commissari tecnici. Il resto del team sta portando gli ultimi ritocchi, posiziona gli adesivi, pulisce le macchine e fa gli ultimi controlli di sicurezza in vista della gara. Il loro compito principale è quello di verificare che gli indicatori di sicurezza siano corretti e in buone condizioni, che i sedili siano sicuri, in buone condizioni, e che le cinture di sicurezza, i serbatoi di carburante, gli estintori, le auto siano sicure per iniziare il rally. Il team manager di Sports Racing Technologies ha visto crescere l'interesse per il Qatar International Rally. Il primo anno abbiamo fornito 3 vetture, l'anno scorso 4, quest'anno 6, quindi stiamo crescendo e credo che la Federazione Qatar Motorsports stia facendo un ottimo lavoro per promuovere il rally e gli sport nella regione, quindi di sicuro sta crescendo. Il suo team SRT è tornato per il terzo anno consecutivo e ha conquistato 2 podi in Qatar, piazzandosi secondo e terzo. Le tappe del Qatar sono piuttosto impegnative, sono molto accidentate, quindi dobbiamo preparare le auto in modo speciale. Sono veloci e in alcuni punti sono insidiose. È un rally interessante, ma i piloti devono stare molto attenti e le auto devono essere preparate bene. È qui che entra in gioco Stanley Da Silva. È stato coinvolto negli sport motoristici per quasi 2 decenni come capo scrutatore. Il suo team di volontari ispeziona ogni auto che spera di partecipare al rally. Molti di loro sono appassionati di sport motoristici e li addestriamo, facendogli acquisire più esperienza durante le competizioni locali e poi ci uniamo agli eventi internazionali. Ci occupiamo delle verifiche tecniche e dobbiamo controllare che tutte le auto passino i controlli di sicurezza e solo allora vengono approvate per le gare. Il terreno del Qatar è la seconda tappa del campionato FIA di rally del Medio Oriente 2023, suddiviso in 6 parti. Tornato per il secondo anno consecutivo, gli organizzatori locali affermano di aver apportato lievi modifiche al circuito e di aver reso il percorso più compatto. Il terreno è per lo più un misto di ghiaia, sabbia, tratti rocciosi, pietre. Non si sa mai cosa ci si può aspettare in Qatar. Ecco perché la FIA, che governa gli sport motoristici mondiali, garantisce che tutte le gare si svolgano in modo sicuro e responsabile. Il rally non è come guidare sulle normali strade pubbliche a 60 km/h. A volte si va completamente a tavoletta in zone in cui può succedere di tutto. Ci può essere qualcosa che può causare un incidente. L'obiettivo, l'idea è che ogni volta che succede qualcosa, il conducente e il copilota all'interno dell'auto se la cavino senza ferite. Alla fine, il pilota che si è aggiudicato il suo 17° rally del Qatar e il 4° consecutivo non è stato altro che il pilota del Qatar Nasser Al-Attiyah. È una bella sensazione, sai, vincere 17 volte il Qatar Rally. Sono molto felice. Grazie di tutto.
Da dietro il volante cambiamo marcia per incontrare chi sta facendo faville nel mondo del kitesurf. Saltare, volteggiare, girare in aria alla velocità del vento rende questo sport non adatto ai deboli di cuore, ma Rashid Al-Mansouri vive e respira per l'adrenalina. Ho incontrato l'atleta e allenatore di kitesurf e per sapere di più sulle abilità dietro al brivido. Rashid, grazie mille per essere con noi. Saltare e girare ad alta velocità mi sembra sicuramente uno sport estremo, ma come si impara il kitesurf? Il kitesurf, beh sì, è uno sport estremo, ma può anche essere un'attività di crociera. Posso paragonarlo alla guida. Si può guidare in modo sicuro, senza fare niente, senza derapare, ma si può anche impazzire. Really crazy. Kitesurfing is the same. You can learn the sport. Il kitesurf è uguale. Si può imparare questo sport. Si può andare in giro, viaggiare all'estero in diverse destinazioni e vedere il mondo attraverso il kitesurf e partecipare a gare di freestyle, gare di big air. Quindi quello che volete ottenere con il kitesurf, sì, dipende da voi. What do you want to achieve in kitesurfing? Yeah, so it's up to you. Being with the nature. Stare nella natura, usare il vento, è una cosa incredibile. Potete godervi la natura usando la forza del vento, sull'acqua, saltando in alto, facendo qualche trick. Il kitesurf è uno sport incredibile che ti permette di vivere con la natura. Il Qatar ha alcune delle migliori spiagge e le condizioni per il kitesurf. Cosa pensa della sua crescente popolarità? Lo stato del Qatar è un luogo incredibile per il kitesurf. È una penisola, abbiamo l'acqua che circonda il paese, tutto intorno. Abbiamo diverse varietà di spot, l'acqua piatta per i principianti, le onde per i wave rider e le grandi lagune. Un ottimo spot per imparare il kitesurf in modo sicuro. We have big lagoons. It's a great spot to learn kitesurfing and also it's a safe one. Ha rappresentato il Qatar nel GK Kite World Tour 2023 che ha preso il via a Fuwairit Kite Beach. Come si è sentito a rappresentare il suo paese in un evento così internazionale? È stato un piacere, davvero, essere l'unico qatariota a partecipare a quella competizione. Il GKA World Tour è un campionato mondiale a cui partecipano tutti i campioni del mondo, una grande esperienza. Ho imparato molto dai campioni del mondo e vorrei un giorno raggiungere il loro livello ed essere uno dei primi kitesurfer al mondo. Negli ultimi anni le gare di resistenza sono cresciute di popolarità in tutto il mondo. Qui in Qatar gli organizzatori hanno portato queste sfide a un livello superiore. In un terreno desertico come questo nel sud del paese, i partecipanti lottano contro qualcosa di molto più forte degli altri. È appena passata l'alba nel deserto di Silain in Qatar. Un momento solitamente calmo e tranquillo, ma oggi c'è eccitazione nell'aria. È il punto di partenza dell'Al Adaid Desert Challenge, l'evento più tosto del calendario ciclistico off-road del Qatar. Organizzata da Qatar Cyclists, la gara prevede un percorso di 40 km nel deserto, attraverso 8 dune di sabbia, un terreno misto di sabbia e ghiaia e ogni tipo di condizione atmosferica offerta da madre natura. I partecipanti possono percorrere il percorso in bicicletta, correre o fare entrambe le cose. Devono farlo con la pioggia o con il sole e cercare di vincere la battaglia mentale dentro di sé. La vittoria è dolce, come la sensazione di aver compiuto una grande impresa. Siamo qui al traguardo del Al Adaid Desert Challenge, dove molti dei partecipanti e degli atleti sono felici di vedersi. Dopo mesi di preparazione fisica e mentale, possono essere orgogliosi di quello che hanno fatto, indipendentemente dal risultato. È difficile.
Quando arrivi alle dune è difficile. Devi spingere la bici perché non puoi pedalare. Non sono molto preparato per questa gara, perché sono in servizio notturno. Ci provo, ho fatto del mio meglio e posso farcela. La prima duna non è stata male, alla seconda ho dovuto fermarmi e svuotare le scarpe perché si erano riempite e ho deciso di iniziare in modo facile la corsa e poi tipo camminare sulle dune. Alla terza duna ho pensato mi sento bene, quindi ho continuato a correre e non so perché mi è piaciuto molto. E sentirlo è una vittoria per gli organizzatori dell'Aladide Desert Challenge, che non solo sperano di ampliare la lista dei partecipanti alla prima edizione, ma anche di farli tornare per altre gare. Lo Stato del Qatar si distingue in tutti gli sport, come il ciclismo, il nuoto, il calcio o qualsiasi altro sport. Stiamo facendo questa gara come una sfida per molte persone di tutte le nazionalità. Per noi organizzatori è una grande emozione vedere gente da tutto il mondo partecipare a questa gara e conoscere il territorio del Qatar o scoprirlo in bicicletta. Che sia su due ruote o a piedi, l'Al-Adaid Desert Challenge prende piede ed è più vicina che mai a diventare una gara internazionale di alto livello. Il Qatar è il luogo ideale per gli amanti del brivido che vogliono superare i limiti della resistenza umana e sfidare la mente. Questo è il tempo che abbiamo a disposizione per questo episodio. Visitate il sito euronews.com e collegatevi col nostro hashtag. Grazie per averci seguito e ci rivediamo su Qatar 365. See you next time on Qatar 365.